Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora, come di consueto, i titoli in apertura per scoprire quali argomenti andremo ad approfondire. Approvate le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET. I conti economici dell'Agenzia regionale della sanità. Baldini entra in consiglio al posto di Montemagni. Secondo anno di legislatura, i numeri del Consiglio. Sono state approvate a maggioranza le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, definite dal governo regionale. Ad illustrarne i contenuti in aula il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. L'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minor approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da questo ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET, nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare, quello della innovazione e della digitalizzazione, soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana. Il consigliere della Lega Marco Casucci ha invitato il Consiglio regionale a prevedere la destinazione dei prossimi fondi strutturali europei per far fronte alla crisi energetica e alla spirale inflazionistica. Il consigliere ha inoltre lamentato, nelle linee di indirizzo, il mancato riferimento al regionalismo differenziato. Non ci convincono del tutto, lo diciamo subito. Noi in commissione abbiamo ascoltato la relazione del direttore di IRPET, Nicola Sciclone. Abbiamo negli anni espresso, quando c'era da esprimerlo, il nostro favore rispetto all'attività di IRPET. Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi, innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe una serie di riflessioni. La prima sicuramente è se quella crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti basiti quando, vedendo un programma di attività con proiezione triennale, non si fa minimamente cenno a quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, abbiamo sollecitato anche l'aula, perché c'è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà, se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Voto favorevole è stato espresso da Fratelli d'Italia, a cui è stato approvato un emendamento. Ma ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana, possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali.
ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese, cioè soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole, cioè se uno deve aprire ditta oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no. E soprattutto anche sulla scelta della residenza. Quindi il tema della residenzialità, tanto cara ai nostri sindaci, cioè cercare di capire una persona dove va a vivere, se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia, prende in considerazione anche la copertura digitale, la presenza o meno di internet. E anche questo, secondo noi, è un tema importante. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio, perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altre. Al termine di un intenso dibattito, il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2022 pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di sanità. Ad illustrare l'atto il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Un bilancio di 5 milioni e rotti di euro, con un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione, che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150 mila euro. Nonostante questa riduzione del contributo, ARS è riuscita a produrre lavori scientifici che tutti noi conosciamo, che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di ARS. Quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo, e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella d'acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università e spese di personale. Questa è la maggiore voce, e tra l'altro c'è stato un equivoco sul costo della sede di ARS. Ribadiamolo, ARS paga 128 euro all'anno di spese d'affitto, perché è una sede regionale e la Regione, per una serie di accorgimenti contabili dei scorsi anni, è riuscita a far pagare solo questa cifra. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta. Durante l'ultima seduta l'aula si è aperta con la presa d'atto delle dimissioni della capogruppo regionale della Lega eletta alla Camera dei Deputati e la relativa surroga con il primo dei non eletti alle elezioni regionali del 2020. Al posto di Elisa Montemagni è entrato Massimiliano Riccardo Baldini, segretario comunale della Lega di Viareggio. Le priorità sono, in un contesto difficile come l'attuale, con una congiuntura come quella che stiamo vivendo, sia a livello regionale ma anche nazionale e internazionale, la priorità non può essere che quella dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, del territorio, che vivono un momento estremamente duro e chiedono a chi siede nelle istituzioni risposte concrete, con atti concreti e quindi con capacità di risolvere i problemi delle persone. Io sono qui per continuare il lavoro di Elisa Montemagni in questi anni, che è stato davvero efficace sia a livello regionale che a livello territoriale. Per noi rimane un punto di riferimento. A Roma farà non solo bene, ma porterà le istanze del nostro territorio e del territorio, credo, dell'intera regione toscana, e io cercherò, ovviamente, gomito a gomito con lei, di portare avanti questo lavoro nel miglior modo possibile. Da ottobre 2020 ad ottobre 2022, 45 le sedute d'aula con 353 atti approvati, 254 le sedute di commissione con un totale di 276 atti licenziati. Questi alcuni dei numeri del Consiglio presentati nel bilancio dei 2 anni di legislatura.
Sono stati due anni complessi anche per noi, due anni in cui abbiamo cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni. Lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come ufficio di presidenza, farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza, con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto, in cui i cittadini si sentissero a casa, in cui conoscere quello che era il nostro lavoro. Un lavoro importante, le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza, che danno il segno, come dire, di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfaloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. Mazzeo è intervenuto anche sulla tenuta della maggioranza in Consiglio regionale, rispondendo nello specifico alle domande relative ai rapporti con Italia Viva. Il mio rapporto con il vicepresidente Scaramelli, con il collega Sguancio, è molto positivo. C'è un rapporto coeso, una maggioranza che lavora insieme al presidente Gianni per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Poi c'è la dialettica politica su alcuni punti che non erano all'interno del programma di mandato. Ci possono essere piccole differenze, una dialettica costruttiva, come spesso accade con il vicepresidente Scaramelli, ma sempre con l'attenzione di cercare di dare risposte alle cittadine e ai cittadini. Quindi io penso che avremo davanti a noi ancora tanti impegni da portare avanti e lo faremo in maniera coesa, così come abbiamo fatto in tutti questi anni. Questa la replica di Stefano Scaramelli. Ma Tel Aviv ha votato di buon senso, prende degli impegni con i cittadini toscani, li porta avanti, sbaglia il Partito Democratico nel momento in cui si allontana da delle azioni di buon senso che molte volte sono condivisibili. Se tu affronti un tema che riguarda 120 milioni di euro di tasse per i cittadini toscani e fiorentini, che riguarda un milione di persone da qui a fine anno che potrebbero essere tassate, è evidente che la questione non riguarda soltanto Firenze, riguarda la Toscana, ed è corretto da parte del Consiglio regionale, delle forze di maggioranza, fare delle osservazioni, presentare degli atti. La nostra iniziativa riguarderà una proposta di legge di iniziativa regionale per modificare dei limiti per quanto riguarda le strade di scorrimento veloce che può essere fatta a livello nazionale. Partirà da Toscana una battaglia che riguarda una parte della sicurezza stradale, ma che deve limitare il multificio, perché fondamentalmente diventano delle tasse aggiuntive che vengono pagate dai cittadini, perché è evidente o un cittadino di Firenze ne paga 4 all'anno o è evidente che riguardano tutti i cittadini toscani. Quando tu affronti una questione di una partita che riguarda 120 milioni di euro, è evidente che è una questione che è corretto che il Consiglio regionale se ne debba occupare. Io ho portato questo tema in aula e dispiace che il Partito Democratico non abbia voluto affrontare la questione. E altre questioni noi affrontiamo di buon senso. Questo non vuol dire che noi non siamo nella maggioranza di governo, vogliamo bene a questa maggioranza e come tale vogliamo incidere per cercare di aiutarla a governare bene la regione. Il segretario Diego Petrucci si è soffermato sul tema della sanità. Il Covid è una buona scusa, ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali, facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti, facendo spendere più soldi. Quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata, pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così delicato. Sono stati due anni difficili e siamo ancora a lottare contro questa pandemia e soprattutto oggi c'è il problema del rincaro dei costi energetici. Dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare
tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. Credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta. Occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative, dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. C'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. Questa era la nostra ultima intervista. Vi ricordo che Cronache Commenti torna la prossima settimana.